È stato sottoscritto nella sede dell'assessorato al turismo della Regione Abruzzo l'accordo di programma tra le due DMC Costa dei Trabocchi e Sangro Aventino, che costituisce la destinazione turistica di eccellenza dal mare del litorale frentano al Parco Nazionale della Maiella. Un accordo strategico e lungimirante, ha commentato l'assessore Mauro Febbo, che unisce un territorio turisticamente strategico dove insistono bellezze naturali uniche, come il versante orientale della Maiella, la Costa dei Trabocchi, eccellenze territoriali, cultura, tradizioni e un tessuto imprenditoriale importante. L'accordo siglato dai due presidenti, Giuseppe Di Marco e Paolo Primavera, è in linea con gli indirizzi di programmazione del settore turismo, che auspicava l'accorpamento delle agenzie turistiche territoriali con l'intento di dimezzarne il numero complessivo, 13, su tutto il territorio regionale. Dalla combinazione dell'offerta delle due fasce di territorio dovranno consolidarsi e nascere prodotti turistici innovativi da organizzare e promuovere per attrarre nuovi flussi di visite turistici, come gli appassionati delle due ruote del turismo attivo, per i quali la Regione ha creato l'apposito logo Abruzzo Bike Friendly attraverso il concorso di idee vinto dal grafico milanese Paolo Arnaboldi. Un impegno che avevamo messo nel programma di governo lo stiamo portando avanti, devo dire, con molta intelligenza da parte delle DMC che non hanno creato problemi, soprattutto queste due che insomma hanno già da tempo lavorano insieme e si integrano. D'altronde non può essere diversamente perché oggi il turismo ha necessità di collegare i territori, di collegare la mobilità, di vedere quelli che sono i nuovi sviluppi. Una costa che ha una pista che è sicuramente attenzionata, che sicuramente richiederà molta cura, e le zone interne che però quest'anno stanno esplodendo. Credo che l'esplosione si ripeta negli anni futuri, e soprattutto un mezzo di mobilità che sta avendo un successo enorme, che è quello delle bici, su cui c'è attenzione da parte nostra da diverso tempo. D'altronde le piste ciclabili, insomma, che stiamo realizzando in tutta la regione, credo che sia la dimostrazione, soprattutto con i numeri che ci vengono forniti dalle statistiche che troviamo a livello nazionale ed è mondiale. Quindi il turismo in Abruzzo quest'estate, nonostante il coronavirus, sta procedendo bene? Ma il turismo sta procedendo segnando, insomma, due facce della stessa medaglia. Purtroppo quello che è perso, cioè il periodo soprattutto d'oro normalmente per il turismo, che è aprile-maggio, che ci sono una serie di ponti, di feste che aprono una stagione, oramai quello è perso. Che ci sia un turismo estero che purtroppo non c'è, è chiaramente segnato, soprattutto nella parte alta della regione, quindi parlo nella zona della costiera del Teramano, che normalmente vedeva soprattutto i tedeschi, gli inglesi, i Paesi Bassi venire qui in Abruzzo. Dall'altro lato però abbiamo una presenza di abruzzesi notevole, una presenza di italiani delle zone limitrofe, ma anche dalla Lombardia, ma anche dall'Emilia Romagna, ma anche dal Piemonte, che stanno arrivando, e poi abbiamo un successo nelle aree interne, come si prevedeva, come avevamo detto poco fa nella conferenza stampa. Il presidente del parco ha parlato di presenze addirittura quintuplicate in alcune location, quindi questo ci dice che il turismo è ripartito bene, e diciamo dà un segnale di vivacità importante. Le perdite ci sono state, adesso dobbiamo guardare con fiducia il futuro e ci attrezziamo soprattutto ad esaminare e a portare risultati per il futuro.